servivano questi punti, soprattutto queste vittorie, due in casa, tanto il pareggio di Venezia gli hanno dato, oltre che una posizione classica migliore, anche una buona iniezione di sicurezza, no? Certo, intanto ci danno continuità nei risultati e nelle prestazioni soprattutto. Sappiamo che per ottenere risultati bisogna soffrire come è successo ieri, bisogna giocare bene a calcio come abbiamo fatto secondo me bene ieri anche nelle altre partite. È un'unione di squadra che stiamo dimostrando partita dopo partita, aiutandoci sempre con i compagni e dando risultati che ci danno sempre più fiducia, sempre più voglia di lavorare e di fare. La maglia della trasferta, che sta quest'anno sapeva anche soffrire quando è il momento di farlo. Ieri poi è venuto fuori anche di Gennaro che fino a questo momento magari non aveva fatto tante parate, ma ieri ha dimostrato il suo, la sua qualità. Certo, noi non avevamo dubbio, lo vediamo tutti i giorni in allenamento, è un portiere di assoluto valore, ieri se l'ha dimostrato con una serie di parate molto difficili, ci ha dato una mano, però abbiamo sofferto tutti di squadra e abbiamo dimostrato che anche nelle difficoltà comunque si è riusciti a portare a casa una vittoria importante per la fiducia e per la classifica. Tre partite un po' subito, due partite che non subite no, sicuramente la difesa si sta cercando. Sì, stiamo facendo un buon lavoro di squadra, soprattutto parlando dagli attaccanti che, come chiede il mister, fanno un gran lavoro difensivo e poi tutta la squadra che si difende bene. Poi dobbiamo continuare così perché siamo solo all'inizio e dobbiamo dimostrare che comunque partendo dalla fase difensiva si può arrivare a grandi risultati. Poi davanti abbiamo giocatori di grande qualità che possono risolvere la partita da un momento all'altro. Si parla tanto di gruppo, no? La persona sembra esserci in maniera positiva, si vede anche quando i risultati in campo, quando si tutti assieme, si vede questo livello. Sì, sì, stiamo creando un bel gruppo sinceramente, sono tutti bravi ragazzi e persone, oltre che bravi calciatori anche bravissime persone, dentro e fuori dal campo, che ti danno una mano in campo e anche fuori dal campo ci si sta bene insieme, quindi così secondo me è molto più facile creare gruppo. Siamo solo all'inizio, dobbiamo ancora continuare a migliorarci perché il campionato è lungo, la Serie B è 42 partite, quindi sono tantissime, dobbiamo rimanere concentrati e dare sempre il massimo ogni allenamento come chiede il mister. Allora Giulio, dalla partita ieri soprattutto è un ritorno importante perché 7 punti ora li fanno fare più gratis tranquilli dopo l'inizio un po' positivo. Sì, sono punti che servono perché sono punti importanti per la squadra, ci danno maggior consapevolezza e ci aiutano ad affrontare le prossime partite con maggior tranquillità. Penso sia importante anche per il pubblico perché comunque è un segnale che abbiamo dato a tutti i tifosi del nostro impegno, del nostro sacrificio. Da qualche partita sei titolare, all'inizio un po' difficile. Campionato è stato un po' di allenamenti, però ora stai bene. Sì, sto bene, l'inizio è stato un po' non facile a causa dell'infortunio, però ho ripreso in maniera tranquilla, io cerco di dare sempre il massimo, poi sono partite dove si riesce a far meglio, altre peggio, però il mio impegno è sempre massimo, cerco di dare di fare il meglio possibile. Ecco, oltre agli spezzini che sono tanti, c'è anche Tessina che quest'anno è arrivato lì in mezzo, sicuramente un ragazzo interessante, quale sì, l'avevo conosciuto in un ritiro con la nazionale e mi aveva comunque impressionato perché è un ragazzo con personalità e si vede anche ieri sera, credo che abbia fatto una buona gara e è giovane, ma come tutti noi giovani possiamo dare il nostro contributo e non abbiamo problemi, ecco, a portare avanti la squadra, nel senso siamo tanti giovani ma possiamo fare bene come più esperti, ecco. Visto che dice che vuole ancora più aggressività, quindi vuole ancora più cattivi perché si ricorda nella prima primavera diciamo sì. Più forte, diciamo così, che la squadra era molto aggressiva, quindi lui da lì ha cambiato modo proprio di allenare. Sì, lui ci ha sempre dato grande intensità, credo che magari possiamo migliorare ancora in quell'aspetto lì, soprattutto reggere una grande intensità nei 90 minuti, credo che l'abbiamo fatto, però magari abbiamo mollato anche a causa fisica in qualche frangente di partita, però l'impronta che vuole
dare è quella, sempre grande ritmo, grande intensità e diciamo non farci giocare dalla partita, ma essere noi appunto i protagonisti della partita. Adesso è la terza partita consecutiva, però insomma magari ci sarà forse un po' di turnover, sì, credo che siamo tutti pronti, anche penso Mastino ha dimostrato ieri che si è fatto trovare pronto, quindi non abbiamo problemi a fare tre partite una settimana, sappiamo com'è il campionato della Serie B e siamo pronti ad affrontarlo nel migliore dei modi. Grazie, Giulio. Grazie, grazie a voi. Sono Walter Lopez, della vittoria quella di ieri, soprattutto dal punto di vista dell'impegno che avete messo in campo, la determinazione fino all'ultimo minuto, era non facile perché il Novara nel secondo tempo ha reagito bene. Sì, sapevamo che anche prima era una gara molto difficile, c'erano buonissimi giocatori, però penso che la squadra dal punto di vista dell'atteggiamento è stato per 95 minuti perfetta, no? Noi dobbiamo mantenere questa linea, che l'atteggiamento non si può negoziare, no? Uno deve dare il 2000% in ogni gara, dopo si può perdere, si può vincere, si può pareggiare, però penso che se noi anche se perdevamo ieri ci andavamo tranquillo a casa perché avevamo dato tutto e penso che anche i tifosi hanno visto che noi avevamo dato tutto e loro erano contenti, che ci fa felice vedere loro contenti e carichi, no? Sicuramente sei già diventato uno dei giocatori nuovi, diciamo, più apprezzati dal pubblico per il tuo modo di interpretare le gare, però è una cosa abbastanza scontata, perché qui, come tu sai, i giocatori con le tue caratteristiche sono quelli più esaltati, quindi però insomma fa piacere, credo. Sì, fa molto piacere, no? Sempre prendere applausi della mia tifoseria. Io sono un giocatore, come dici te, per caratteristiche agonistiche, no? Cerco di andare a tutti i palloni come se fosse l'ultimo, però apprezzano e niente, dai, ci troviamo bene insieme e speriamo che facciamo un lungo cammino insieme. La squadra sta crescendo in maniera positiva, secondo te? Sì, penso che sia visto, no? La prima partita col Palermo, che abbiamo fatto malissimo, a quella di ieri, penso che passo a passo la squadra sta crescendo, ci manca ancora migliorare tantissimo, però penso che la strada, se te devi migliorare vincendo, è più facile, no? Allora penso che dobbiamo continuare così e stare tutti tranquilli che piano piano vedremo lo Spezia che vogliamo tutti. Che gruppo hai trovato? Due ragazzi importanti. Sì, no, è benissimo, il gruppo si vede anche dentro il campo, no? Si vede non i reti che abbiamo fatto, che tutta la panchina quasi quasi che incrocia tutto il campo per andare a esultare con quello che ha fatto il gol. Quelli sono dettagli che ti marcano che il gruppo unito, ma parlo gruppo giocatori come magazzinieri, fisioterapisti, dottori, tutti, no? Lo staff. Siamo tutti, vogliamo andare tutti dalla stessa parte, no? Quello ce lo ritroviamo anche in campo perché si è visto queste gare. Ora c'è Salerno, una trasferta non facile, c'è un grande pubblico anche lì, ma sicuramente anche fuori casa noi dobbiamo giocare come se fossimo al picco, è uno stadio bello, con tantissima gente, però penso che a tutti i giocatori le piace giocare quelle partite, no? Particolarmente io mi sento comodo giocando quel tipo di gara dove magari c'hai tutto il pubblico incontro, speriamo di trovarci bene e portare i punti a casa. Grazie Marco. Prego, grazie. Ciao.